Ciao Vivians! In questo video scopriremo tutti i vizi e le stranezze degli zar e delle zarine di Russia. Subito dopo la sigla. La dipendenza dal caffè di Caterina la Grande. L'imperatrice Caterina la Grande beveva caffè a livello di doping. Iniziava ogni mattina con due tazzine, ognuna delle quali preparata usando 5 o 6 cucchiaini di caffè macinato. Erano talmente forti che con i fondi i servi ci facevano altri caffè per 2 o 3 volte. Il segretario di Stato Sergei Kozmin provò una volta il caffè preparato per lei. La sua frequenza cardiaca aumentò così tanto che ebbe bisogno del medico. Nel XVIII secolo il caffè era considerato una bevanda esclusivamente da uomini e con il suo bere regolarmente caffè, Caterina sottolineava di essere al pari di un uomo. Fumo e gioielli per Nicola II. Nicola II sembrava ossessionato dai gioielli. Teneva un diario con l'inventario di tutti i gioielli che riceveva in regalo, un catalogo di 136 pagine, 41 delle quali zeppe di disegni dei gioielli a inchiostro, gessetto e vernice al bronzo. Questo insolito diario Nicola iniziò a tenerlo nel 1889, quando aveva 18 anni. La maggior parte dei disegni sono stati realizzati dalla baronessa Tissenhausen, un'anziana signora che faceva parte della corte imperiale. L'imperatore si assicurava che tutti i doni preziosi che riceveva fossero inseriti nell'album e firmava ciascuno di essi. Non perse questa abitudine neanche durante la Prima Guerra Mondiale. Aveva poi il vizio di fumare molto. E avrebbe insegnato in segreto alle figlie a fumare. Nicola I, il divoratore di cetrioli sott'aceto. Nicola I non beveva, non fumava, seguiva una dieta spartana e non si concedeva neanche un dolce, ma aveva una debolezza. I cetrioli sott'aceto, una vera dipendenza per lui. L'imperatore iniziava la giornata con tè, pane e 5 sottaceti. A cena non mangiava mai, ma la sera beveva spesso un paio di cucchiai di salamoia dei cetrioli sott'aceto. Pietro III e i giochi d'infanzia. Pietro III, l'imperatore e marito di Caterina la Grande, ebbe un'educazione prussiana, dura e piena di restrizioni. Fu forse per questo che da grande tornò ai giochi d'infanzia. Un diplomatico prussiano scrisse nel 1748, quando Pietro III aveva ormai 20 anni, «Per diverse ore ogni giorno gioca con bambole e burattini, e coloro che sono incaricati di prendersi cura di lui sperano che con l'età acquisirà idee profonde, ma mi sembra che si stiano illudendo da troppo tempo». Iniziarono a nascondere le bambole all'imperatore, ma non servì a niente. Descrivendo il periodo prima che suo marito diventasse imperatore, Caterina II scrisse: «Giocattoli, bambole e altre cose infantili che amava follemente, durante il giorno erano nascosti dentro e sotto il mio letto». Il granduca andava a letto subito dopo cena e non appena eravamo a letto, la signora Cruz, una dama del servizio di corte, chiudeva a chiave la porta. E il granduca giocava fino all'1 o alle 2 del mattino. Caterina continua con «Piaccia o no, ero obbligata a prendere parte a questo bel passatempo, così come lo era la signora Cruz». L'abuso di nicotina di Alessandro II. Alessandro II, detto lo zar liberatore, perché nel 1861 eliminò la servitù della gleba, ereditò dai suoi antenati vari problemi digestivi. Nel 1850, mentre era nel Caucaso, Alessandro scoprì che fumare il narghilè lo faceva andare al bagno e da allora non se ne separò più. Il conte d'Olga Yukov scrisse: «Sua maestà, dopo essersi seduto dove meglio crede, inizia a fumare un narghilè e fuma fino a quando questa attività non ha un successo totale. Enormi schermi sono posti attorno al sovrano e dietro a questi paraventi si radunano persone a cui, per speciale favore reale, è concesso il massimo onore di intrattenere il sovrano durante il suo fumo del narghilè e altre attività». Durante il regno di Alessandro II, la corte aveva tra i suoi collaboratori specializzati dei produttori di narghilè arabi.
Lo zar usava il tabacco persiano e fumava narghilè molto forti e abbondanti. Ogni 6 mesi ordinava 48 kg di tabacco e ne utilizzava circa 250 grammi al giorno. Come se non bastasse, Alessandro fumava anche i sigari. Ma a questo punto non era meglio farsi qualche clistere? All'epoca poi erano usatissimi. La passione di Elisaveta Petrovna per i grattini ai talloni. Sin dai tempi antichi era diffusa una pratica molto buffa, quella di farsi grattare i calcagni. Tra l'aristocrazia provinciale russa rimase popolare fino alla fine del XIX secolo. L'abitudine era arrivata dai nobili dal mondo contadino. Credo fosse rilassante, un po' come il massaggio ai piedi al giorno d'oggi. L'imperatrice Elisabetta, figlia di Pietro il Grande, acquisì questa abitudine contadina quando viveva in un'antica tenuta dei principi di Mosca. Mentre era lì, la principessa passava molto tempo con i contadini, lavorava addirittura con loro, cantava insieme a loro canzoni popolari e ballava il krovod, una danza popolare a giro tondo. Da loro prese l'abitudine di farsi grattare i talloni prima di andare a letto. Continuò a farseli grattare anche a San Pietroburgo quando divenne imperatrice. Affidò questo per nulla nobile compito alle sue dame di compagnia, le mogli dei primi cancellieri, ammiragli e i più alti consiglieri imperiali. E queste donne gareggiavano l'una con l'altra per l'onore di fare all'imperatrice questo trattamento di bellezza. La lussuria di Caterina la Grande. Parliamo ancora di Caterina la Grande. La sovrana aveva moltissimi favoriti, ufficiali e non, ovvero compagni di letto che spesso influenzavano la politica. I favoriti ottennero denaro, regali come intere regge, ruoli nell'amministrazione civile e decorazioni militari senza merito, e finirono così per devastare il bilancio del paese. Sulla lussuria di Caterina la Grande circolarono delle leggende, come quella secondo cui sarebbe morta per un'emorragia interna dopo aver fatto sesso con uno stallone. Caterina in verità morì nel suo bagno e probabilmente ebbe un ictus che la paralizzò parzialmente prima della morte. La scabrosa leggenda venne inventata da uno pseudo storico polacco nel 1900. Kazimierz Wolszewski inserì questa vicenda nel suo libro Il romanzo di un'imperatrice, Caterina II di Russia. Secondo un'altra leggenda, Caterina avrebbe ordinato la creazione di una stanza particolare per i suoi appuntamenti con il suo ultimo favorito. Si dice che la mobilia di questa stanza fosse decorata con genitali maschili e femminili, tuttavia non ci sono documenti o prove reali della sua esistenza. Anna Ivanovna e il suo particolare sadismo. Anna Ivanovna, figlia dello zar Ivan V di Russia, è stata imperatrice solo per 10 anni, dal 1730 al 1740, ma ne ha combinate di crudeltà anche contro la nobiltà. L'imperatrice era nota per le sue stravaganze. Molto spesso costringeva i suoi cortigiani ad attuare pratiche vergognose. Ad esempio, il principe Volkonsky venne costretto con una finta cerimonia a sposare il principe Galitzin, entrambi vestiti da uccelli. A un membro di una famiglia reale e nobile, Michail Galitzin, Anna tolse il titolo e lo nominò buffone di corte perché si era convertito al cattolicesimo dopo aver sposato una donna italiana. Per vendicarsi, la zarina lo costrinse a sposare una delle sue domestiche molto anziana e fece costruire per loro due una grotta di ghiaccio costata 30.000 rubli. I due novelli sposi furono costretti a passare la notte all'interno della grotta totalmente nudi e sopravvissero soltanto perché l'ex nobiluomo diede dei soldi alle guardie per portargli delle coperte. La grotta aveva un letto, un orologio e 3 statue. Tutte composte di ghiaccio. Il campione di stranezze Pietro il Grande. L'intolleranza ai soffitti alti. Pietro il Grande di stranezze ne aveva parecchie, ad esempio una predilezione per gli spazi angusti. Lo zar trascorse la sua infanzia con la madre in una tradizionale casa di legno russa in un villaggio. Le case tradizionali russe avevano molte stanze, ma piccole e con soffitti bassi,
per riuscire a mantenere di più il calore. Successivamente Pietro si trasferì al Palazzo dei Divertimenti del Cremlino. Anche lì le stanze erano piccole e i soffitti bassi. Nonostante Pietro fosse alto ben 2,03 m, si sentiva a suo agio solo in stanze con il soffitto basso, a cui era abituato. Così, quando viaggiava, si portava dietro un telo e se riteneva che il soffitto di un locale fosse troppo alto, lo faceva stendere per creare un soffitto sospeso improvvisato. Amava gli spazi angusti, tanto che quando studiava costruzione navale in Olanda, Pietro dormiva in un letto ad armadio. Ma non era l'unico, si tratta proprio di una tradizione olandese. Il letto armadio da lui usato esiste ancora ed è diventato un'attrazione turistica. Le estrazioni dentarie. Pietro il Grande aveva moltissimi interessi. Uno tra i più strani era l'odontoiatria. Girava per il palazzo chiedendo ai sudditi di spalancare la bocca e se trovava un dente guasto, lo zar non esitava ad asportarlo lì, su due piedi. Talvolta faceva troppa forza e asportava anche parte delle gengive del poveraccio. Oppure si faceva prendere la mano e tirava via pure i denti sani. La collezione di esseri deformi. Pietro era anche interessato all'anatomia umana e praticò un intervento chirurgico, ma la sua passione più inquietante era quella per le deformità fisiche e i tratti somatici fuori dal comune. Forse il suo interesse nasceva dal fatto che anche lui avesse un fisico fuori dal comune. Era alto circa 2 metri, ma aveva la testa e i piedi piccoli, sproporzionati per la sua statura. Per nutrire la sua passione per le stranezze fisiche, lo zar fece pubblicare un manifesto che ordinava al popolo di consegnare alle autorità gli esseri deformi e quelli che allora erano considerati mostri. Nel caso fossero morti, dovevano essere conservati in alcol o vino distillato due volte. Nel provvedimento, Pietro spiegava che questi esseri non erano figli del demonio come credeva il popolo, bensì prodotti della natura. In cambio avrebbe elargito diverse ricompense. Per gli esemplari morti il premio era 10 rubli per gli esseri umani, 5 per gli animali e 3 per gli uccelli. Gli esemplari vivi, più ambiti, potevano valere rispettivamente 100, 15 e 7 rubli. Pietro faceva distinzione anche in base al grado di deformità dell'esemplare. Se i cosiddetti mostri erano particolarmente strani, dava una ricompensa speciale. Per quelli leggermente deformi, invece, pagava meno. Lo zar allestì una camera in cui raccogliere i pezzi della collezione, la stanza delle curiosità, che doveva essere il simbolo della sapienza del sovrano e un segno di civiltà. Pietro voleva dimostrare che anche la Russia fosse in grado di fornire interessanti esemplari degni di rivaleggiare con quelli delle collezioni occidentali e si impegnò nella raccolta, setacciando ogni angolo del suo impero. Il sovrano desiderava porre la collezione a servizio dei propri sudditi, che tramite l'osservazione delle meraviglie naturali avrebbero potuto imparare e istruirsi, tramutandosi in persone moderne e civilizzate. Nella stanza delle curiosità si poteva ammirare un agnello a 8 zampe, un bambino a 3 gambe, un bambino a 2 teste, un bambino con gli occhi sotto il naso e le orecchie alla base del collo, gemelli siamesi uniti al torace, un bambino con la coda di pesce, due cani nati da una donna vergine di 60 anni e un bambino con due teste, quattro braccia e tre gambe. Lo zar riuscì anche a comprare una contadina deforme viva e vegeta per un totale di 50 rubli. Purtroppo, con delusione di Pietro, nel 1724 la stanza finì per contenere solo esseri morti conservati in salamoia, data la difficoltà di mantenere esemplari vivi. Siamo giunti alla fine di questa carrellata di stranezze coronate. Io vi ricordo che se acquistate magliette, felpe o qualsiasi altra cosa da Pampling, usando il codice VIVIEVERYDAY avete delle calze gratis. Se volete venite a trovarmi su Instagram e TikTok. Al prossimo video, ciao!